cartoni animati per i più piccoli. Oh, che da fare oggi, città! Ci sono i muratori, c'è un cantiere aperto. Ah, oh, e guardate lì, c'è il gattino di Masha. Ma che cosa sta facendo lì? Masha sarà preoccupatissima. Sta atterrando anche un aereo. Chissà da dove arriva. Ah, che bello viaggiare. Ecco qua, i passeggeri sono pronti per scendere. Prima di tutto il pilota. Oh, che ha guidato l'aereo così tanto. Questo aereo viene da lontanissimo. E adesso possono iniziare a scendere i passeggeri. Ecco qua un bel giovanotto. Ah, siamo atterrati. Prego, puoi iniziare la vacanza. Ecco che esce anche questa bella ragazza. Oh, è proprio una bella biondina. Eccoci qua. Bene, bene, bene. Il viaggio è andato benissimo, eh. Ah, ecco qui il nostro pilota d'aereo. E ecco che arriva Masha. Ma chissà che cosa è successo. Buongiorno, buongiorno. Per caso ha visto un gattino nero? Un gattino nero? No, no, no. Io ho visto soltanto questo pacco. E per lei forse? No, no, no. Io non ne so niente di questo pacco. Io sto cercando il mio gattino nero. Non so che cosa dirle, signorina. Io non ho visto nessun gattino nero. Sono appena atterrato. Oh, ma allora chissà dove si sarà agganciato. Come farò? Mi deve aiutare assolutamente. Oh, sono disperata. Dov'è il mio micetto? Eccolo il gattino di Masha. Forse si è perso. Guardate, si nasconde. Ah, deve aver preso paura. Sì, sicuramente si è spaventato. Non si preoccupi, signorina, ci penso io. Ah, sì. Adesso andiamo subito da questo poliziotto e gli chiediamo di aiutarla. Oh, buongiorno poliziotto. Che cosa succede qua? Questa ragazza ha perso il suo gattino. Lei deve aiutarlo assolutamente a ritrovarlo. Oh, sì, la prego, mi aiuti. Ma certo, questo è il mio mestiere, eh? Non si preoccupi, signorina. Oh, la ringrazio. È piccolo, sicuramente si sarà spaventato. Stavamo passeggiando quando è atterrato l'aereo. Va bene, ho capito. Guardi, mi metto subito alla ricerca del suo gattino. Lei stia tranquilla. Oh, ecco che il nostro poliziotto va. Ah, sì, deve proprio trovare il gattino di Masha, lei è così disperata. Sta atterrando anche un altro aereo, speriamo che il gattino non sia nei paraggi, altrimenti sai che paura. E qua stanno scaricando i bagagli del volo precedente. Ecco il poliziotto. Buongiorno, agente, che cosa desidera? Sì, buongiorno, sto cercando un gattino nero, per caso lei ha visto un gattino da queste parti? Magari era tra i bagagli, si è nascosto, non lo so, lo sto cercando. No, no, io non ho visto assolutamente niente. Anzi, guardi, le chiedo scusa, ma devo proprio tornare al lavoro. Qua comunque non c'è nessun gattino, glielo assicuro. D'accordo, la ringrazio, è stato molto gentile lo stesso. Ah, tanti anni di duro lavoro e mi ritrovo a dover cercare un gattino. Allora, vediamo un po', sentiamo con questi ragazzi. Ehi, giovanotti, per caso avete visto un gattino nero da queste parti? Forza, rispondetemi. È un bel gattino nero, un cucciolo mi è stato detto. Lo sto cercando, l'ha perso una bambina. No, gente, mi dispiace, no, nemmeno io. Ah, neanche io l'ho visto. E nemmeno io l'ho visto. Oh, i bambini dovrebbero fare più attenzione con gli animali. Sì, d'accordo. Vi ringrazio molto per essermi stati così utili. Ora devo andare però, ho una missione da compiere, devo trovare un gattino nero. Oh, il poliziotto deve andare assolutamente a cercarlo, eh? Qui non gli sono stati per niente d'aiuto, nessuno pare averlo visto. Allora, dove può essersi cacciato questo gattino? Dove può essersi cacciato? Ma eccolo il gattino, si è nascosto dentro questo camion. Ah, chissà se il poliziotto se ne accorgerà. Ecco che sta continuando a guidare la sua moto. Oh no, stanno chiudendo il camion. E questo ragazzo non si è accorto che il gattino è salito dentro. Oh, tutta la merce a posto. Adesso posso partire con il mio camion. Oh, ma aspetta una lunga strada. Tanti chilometri. Ma il poliziotto se ne è accorto e lo sta inseguendo. Meno male. Oh, come sono contenta per Masha.
Fermo, fermo, fermo! Agente, che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Che c'è un gattino nel suo camion, non se n'è accorto? Oh, voleva forse rubarlo? Apriamo questo camion. Ma io non capisco di che cosa stia parlando, un gatto? Oh, ma io consegno alimenti! Ecco qua il gattino di Masha! Oh, è stato ritrovato! Sì, deve essersi spaventato! Ecco qua, bimba, il tuo gattino! Sicuramente si è spaventato e si è infilato in questo camion e stava partendo! Oh, bene, sono contento che sia stato ritrovato! Miau! Miau! Oh, com'è carino questo gattino! Oh, che bello, che bello, Fufi, che ti ho ritrovato! Oh, ero così preoccupata! Ero disperata all'idea di non rivederti più! Oh, tutto è bene quel che finisce bene, allora! Grazie mille per l'aiuto! Me ne sono davvero tanto grata! E tu, Fufi, non allontanarti più da me! Te ne prego! Miau! 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 Oh, come sono carini! I cuccioli con i bambini, non c'è niente di più bello! Ah, una storia a lieto fine! Cartoni animati per i più piccoli. Oh, c'è questa bella signora che sta guidando per le strade della città. Ah, che belle le macchine dei capotaboli. Ah, ci si può scaldare col sole, il vento tra i capelli. Oh, oh, ma c'è un po' troppo vento oggi. C'è veramente tanto vento. Gli alberi si muovono un po' tanto. Oh no, questo albero si sta muovendo tanto. Temo che possa cadere da un momento all'altro. Accipicchia, per un pelo non è caduto sull'auto di questa signora. Oh mio Dio, che spavento. Oh mio Dio, questo albero avrebbe potuto uccidermi. Oh, questo vento di oggi. Oh, sta arrivando il nostro orso. Lui non è proprio coraggiosissimo, però potrà aiutare questa signora. Po 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 po. Ma che succede? Oh, la prego, mi aiuti! Ho preso uno spavento! È andata contro un albero, signora? Eh? Ma deve fare attenzione quando guida! Ah, ci picchia! No, non sono andata contro un albero, è l'albero che è venuto contro di me! L'albero è venuto contro di lei? Ma gli alberi stanno fermi! Oh, senta, ha tirato un forte vento e l'albero è caduto! Oh, ora capisco! Ah sì, deve essersi proprio spaventata. Mi faccia un po' controllare. Oh, che paura che ho preso. Oh, sono terrorizzata. Oh sì, è un albero proprio bello grande questo, eh. Ah sì, è un albero grande. Avrebbe potuto distruggere me e la mia auto. Ma questo non è successo, per fortuna. Lo so che non è successo, ma io mi sono comunque spaventata da morire. Oh no, oh no, ne sta cadendo un altro. Ma che vento tira oggi. Tutti gli alberi sembrano in procinto di cadere. Oh, eccone un altro che cade. E un altro ancora. Oh, ma è un vero disastro. Oh, oh, abbiamo un bel problema. Adesso sono bloccato tra questi alberi. Eh no, dobbiamo chiamare qualcuno per farli spostare, assolutamente. Ha qualche idea lei per caso? Chi si deve chiamare in questi casi? Eh sì, ho un'idea, assolutamente, dobbiamo spostare gli alberi. Chiamiamo, le ha detto, eccolo che arriva, meno male che è arrivato. Ehi signore! Ehi signore, guardi qua che cosa è successo! Sono caduti degli alberi! Ah, lo vedo orso che sono caduti! Eh sì, si stava per sfiorare la strage! Addirittura la strage, che esagerato! Per due alberi caduti! Ci penso subito io, guardi, faccio manovra e li aggancio, così li posso trascinare via! Ecco qua! Oh, ci vorrà un po' di tempo, sono degli alberi proprio belli grandi. Ecco, guardi, se può darmi una mano per favore. Oh, così l'abbiamo agganciato e lo posso spostare.
Ecco qua. Allora, come pesa? Come pesa? Oh, ecco qua. Un albero è stato spostato. Oh, ce ne sono altri due da spostare però, Ah, ci picchia. Ah, è proprio faticoso, eh. Ah, sto facendo una fatica a spostarlo. Oddio. Com'era grosso quest'albero, ma il vento doveva essere proprio fortissimo, per buttare giù gli alberi in questo modo. Ecco qua. Questo è fatto, mi posso occupare degli altri adesso. Molto bene. Oh, ho fatto proprio un buon lavoro. Sì, devo proprio ammetterlo. Ho fatto un ottimo lavoro. Sì, ho fatto un ottimo lavoro, però... Spostiamo anche gli altri alberi. Noi ci siamo potuti spostare con le nostre macchine. E lui adesso può togliere gli altri alberi. Oh, molto bene. Allora, adesso aggancio anche questo albero. Oh, risalgo sul mio camion e li sposto. Oh, è proprio un duro lavoro, ma se non lo faccio io, del resto chi lo farà? Ecco qua. Spostiamo anche questo albero. Ecco qua, vedete? Tutto risolto. Oh, la tragedia. Oh, bene. Anche quest'albero è stato spostato. Adesso mi sento più tranquilla. Ah sì, anche io mi sento molto più tranquilla. Anche se credo che ora andrò a casa a bermi una bella camomilla. Oh, ma signora, forza, cerchi di calmarsi. Ormai il peggio è passato e non è successo nulla di grave. Lo so, signor Orso, lei ha ragione, ma io sono così spaventata. Sì, mi ci vorrà proprio un po' per riprendermi. Va bene, d'accordo, ho capito. Allora vado a casa e si faccio una bella camomilla. Grazie, signore, per l'aiuto. Ci mancherebbe, Orso. Sì, la ringrazio tanto. Ora finalmente posso ripartire. Ah, eh sì, riparto anch'io. Grazie, giovanotto, ottimo lavoro. Oh, e anche questa è andata.